tante vite. Come la divideresti in capitoli, la tua storia? In vite, non in capitoli. E comunque, rifacendomi un po' a quello che mi chiedevi prima, io ho la convinzione di... perché certe cose sono parte del destino, no? E quindi sono stata... Non ho neanche scelto di fare la cantante. Sono stata un po' anche, non dico spinta, ma consigliata, sono portata inevitabilmente a fare quel lavoro, non tanto perché io... dovessi farla cantante, non mi sono mai sentita una grande professionista in questo senso, ma perché probabilmente facendo quel lavoro dovevo incontrare Fabrizio, questa è la realtà, questo io penso, ne sono convinta. Sì, forse anche poi la scelta che tu hai fatto di sottrarre più tempo alla tua professione, dedicarti di più alla sua, standogli così vicino, è un modo per dire io sposo l'amore, questo amore grande che ingloba anche il mio mestiere, ma mi travalica, è una scelta, guarda, ieri sera io più che altro mi concentravo su questo nel racconto della fiction, che forse non tutte noi saremmo pronte a fare. No, per me non è stata una scelta difficile, qualcuno ha trovato, ho immaginato condizionamenti, invece era una scelta che avrei voluto fare ancora prima, e poi, ma no, adesso non è il momento, facciamo questa cosa, poi facciamo quell'altra, insomma un po' trascinato, ma pur avendo un ottimo rapporto con l'ambiente della musica, amo, e poi figuriamoci, amo la musica al punto tale che non ne potrei sopravvivere senza, ma e, comunque non sono fatta per essere, per calcare il palcoscenico, io ho sempre sofferto questo aspetto promozionale dell'aspetto musicale, no? Cioè l'aspetto creativo mi piace, poi quando devo propormi al pubblico, non che non amassi il pubblico, c'è sempre stato un ottimo rapporto, ecco, durante i concerti io mi trovavo bene con il mio pubblico, la promozione, cioè la televisione, la promozione per me è sempre stato un incubo. Era un punto di incontro con Fabrizio, mica da ridere questo, perché anche Fabrizio aveva questa difficoltà. Sì, no, sì, trapelava. Sì, infatti, questo è diciamo che è un dono di famiglia. Senti, però questa cosa, questo grande successo, te lo aspettavi? Perché è vero, nessuno di noi ha dimenticato Fabrizio De André, l'Italia non ha dimenticato Fabrizio De André, ma che arrivasse così tanto al cuore anche di molti giovani, te lo aspettavi, questo successo così clamoroso, oltre 6 milioni di italiani? Sì, ma sì, non così in modo eclatante, forse nessuno se l'aspettava, non siamo abituati a queste... in genere ci si dimentica un pochino, ecco adesso ci si sta abituando a capire che l'arte in fondo non travalica, no? Certe generazioni, ecco. E Fabrizio ha evidentemente lasciato questo solco così profondo che non è sbagliato quando si pensa che tutto questo è dovuto all'azione di qualcuno, è veramente lui che, riascoltandolo giorno dopo giorno, scopri che è di un'attualità, che afferri delle cose in quel brano, in quel testo, in quella frase che non avevi dato il senso giusto nel momento in cui l'ascoltavi solo qualche tempo prima o pochi anni prima, e riscopri di giorno in giorno il vero significato delle sue canzoni. Perché sono sempre attualissime. Alcuni brani raccontano anche del vostro sequestro, di 117 giorni, che non immaginavo così duri, perché nella vostra riservatezza, poi ne avete parlato, voi non avete mai voluto calcare la mano sulla durezza di quel sequestro. Invece nella fiction, seppure con la morbidezza degli scamotage narrativi, è venuto fuori, questa cosa è venuta fuori. È cambiato il vostro rapporto, c'è stato un prima e un dopo. Cosa ha rappresentato per voi quel momento così drammatico? Beh, l'assenza totale di libertà, insomma, può essere solo, se si può immaginare cosa significa. Dovevo dire che in qualche modo si era creato un rapporto tale che hanno cercato di alleviare un pochino questa nostra sofferenza, dobbiamo ammetterlo, anche perché siamo stati molto clementi poi con almeno quelli che erano i nostri carcerieri, che noi conoscevamo, gli altri non sapevamo chi fossero ovviamente, perché li abbiamo identificati un po' in noi, ecco, perché a loro volta erano l'addiaccio e essendo latitanti per qualche cosa che avevano commesso, ma un po' ricattati a loro volta, quindi se volevano sopravvivere dovevano tenere gli ostaggi. Questo meccanismo l'abbiamo capito e abbiamo ritenuto anche loro delle vittime, ecco,
E quindi si era creato questo rapporto non certo di amicizia, ma di comprensione. E questo, ecco, cosa vuol dire riuscire a esprimersi al dialogo, quanto è importante per superare quel momento difficile. Invece rispetto al tuo rapporto con Fabrizio, in quel frangente così duro, hai conosciuto aspetti di lui diversi? L'hai imparato a conoscere anche da un altro punto di vista e viceversa lui con te? Oppure la vostra conoscenza era talmente profonda che poteva accadere qualsiasi cosa? Il vostro amore sarebbe sopravvissuto? Sopravvissuto questo sì, poi ad altro non lo so. La vita, sai, riserva anche delle sorprese. Non credo, diciamo che eravamo abbastanza liberi, perché la nostra libertà la sentivamo, cioè no. Nessuno apparteneva all'altro nel vero senso della parola, e questo forse è stato il vero motivo per cui il rapporto ha avuto quell'esito, quel successo che ha avuto, perché io non ho mai sentito del tutto mio Fabrizio, e probabilmente anche per lui è stata la stessa cosa. E questa sensazione di libertà, diciamo, che è, secondo me, sacrosanta, cioè forse non appartiene neanche a se stesso, non so come dire, si ha delle essenze così, è difficile da spiegare, ma questa sensazione che abbiamo avuto ha salvato sempre il nostro rapporto, e poi rendendoci conto che in ogni caso uno non poteva fare a meno dell'altro, questo è sicuro. Senti, nella fiction ma era un proprio desiderio quello di, capisci? Sì, sì, è chiaro. Sì, sì, è un concetto bellissimo, è la base di un rapporto vero, libero e sano. Nella fiction avete raccontato anche il momento in cui vi siete incontrati. Allora vorrei riproporre, se è possibile, e se abbiamo tempo, una clip in cui rivediamo alcuni anche dei volti. E poi ci aiuti a capire veramente chi c'entrava qualche cosa nella vostra, nel vostro primo appuntamento, certo. Diciamo così. Vabbè, io intanto vado a prendere la macchina. Arrivo subito. Scusate. Scusa, hai scordato questa? Ah, grazie. Non me ne sono neanche accorta. Troppa distrazione. Ciao. Ciao. Beh, grazie, buona serata. Grazie. Oi. Sbaglio, non ti ha tolto gli occhi di dosso tutta la sera? Ho visto. Questo l'ho visto perché lo guardavo anch'io. No. Andiamo che ho freddo. D'amore così belle, importanti, tu dici, ah, ma è merito mio, li ho fatto incontrare io. Ma quello era veramente Cristiano Malgioglio? Sì, perché già si lavorava già insieme con Cristiano, ci eravamo incontrati nella stessa casa discografica che era la Durium, entrambi eravamo scritturati dalla Durium, e quindi ci si conosceva da fine anni 60, diciamo. Poi Cristiano aveva conosciuto Fabrizio perché aveva una sorella che viveva a Genova, e quindi lui si era trasferito anche un po' a Genova e poi l'ha raccontata la sua storia più volte, insomma, che sì, era andato a bussare alla porta di casa proprio di Fabrizio, e Fabrizio che era molto accogliente, e poi aveva anche scoperto in lui delle capacità effettive, insomma, che scriveva bene. E quindi erano diventati abbastanza amici, e all'incontro successivo, diciamo, era presente Cristiano, ci ha presentati, ed è stato un momento fatale. Luca Facchini, benvenuto, regista della fiction Fabrizio De André, il principe libero. Un successo fantastico che avrà permesso anche a lei di conoscere meglio Fabrizio De André, ma magari già sapeva tutto. Abbiamo cercato di scoprire tutto il possibile, l'uscibile, poi abbiamo molto sfruttato Dori, che si è prestata enormemente per questo lavoro. E quello che restava da fare era cercare di tenere un rispetto di fondo, una serietà, una credibilità di fondo che speriamo di aver ottenuto. Insomma, in qualche modo raccontare la vita di un uomo,
che poi nel nostro film diventa Fabrizio De André. La nostra tesi era: Fabrizio De André è quella cosa lì perché viene da quella famiglia lì. Viene, sì, però lei ci ha permesso, ci avete permesso di conoscere Fabrizio nell'intimo, no? Anche nella sua ricerca costante di un equilibrio possibile. L'abbiamo definito tormento, forse tormento non era, ma comunque questo combattimento interiore, questa inquietudine che riusciva tranquillamente poi a esprimere e forse a pacificarlo con la musica. Il fatto che questo successo sia arrivato con grande calore anche da molti giovani, se lo aspettava? Era la cosa a cui io, è la cosa che ho sperato di più di tutte, cioè non parlare a quelli come me, cioè, De Andreiani per intenderci, ma parlare a chi non lo conosceva, a sperare nei giovani, perché poi insomma non solo sono il futuro, ma secondo me Fabrizio è il futuro, per cui è ancora, rappresenta l'idea di futuro Fabrizio, per cui i giovani secondo me se li abbiamo toccati, solo sfiorati, abbiamo avuto un grandissimo successo. Forse anche il pubblico italiano non è sempre quello che ci pensiamo e ci immaginiamo e diamo per scontato. Io ho sempre pensato che fosse un ottimo pubblico. Infatti. Grazie, Dora. Grazie, davvero. Grazie per questa bellissima operazione, Facchini. Pubblicità, io rimango con loro.